terribile, e quindi questo già lascia intuire la nomen omen, e questo lascia dire. È vero che c'è stata la partecipazione degli enti locali alla gestione dell'EA con una ripartizione di competenze, ma è anche vero però, e questo dottoressa Maraini me lo consenta, è anche vero però che i parchi nazionali dal 91, non tutti i parchi in Italia hanno il piano del parco, perché le comunità locali fanno corpo contro la regolamentazione di gestione dell'area protetta. Adesso il Nazionale d'Abruzzo, il Gran Sasso Monte Lago, ce l'hanno, il Silente Venino, io sono commissario da un anno, ho posto un termine ultimo per l'adozione, pena la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione per farla attuare. Quindi c'è un processo culturale da sviluppare. Esattamente quello che le mie domande non erano volte a, come dire, ci sono troppi vincoli e allora liberalizziamo. Io credo che bisogna ragionare intorno non allo sviluppo sostenibile che insomma è come dove vuole, ma a un'idea e quindi a una cultura che prima di tutto deve passare sul territorio. Perché se tu ai limiti del parco c'hai i comuni che tollerano l'abusivismo dicendo ma tanto non c'hanno la casa e se la devono fare comunque, tu distruggi l'idea stessa del parco che viene aggredita da un abusivismo che sta in alcune occasioni anche dentro i parchi. Ci sono molte situazioni nelle quali il parco viene aggredito dall'abusivismo. Il problema è proprio questo, cioè sviluppare nelle comunità una cultura della difesa del paesaggio, dell'ambiente e fare poche leggi identificando chi è che le deve fare osservare e applicarle. Non permettere l'elasticità che in nome di necessità sul territorio porta all'abusivismo, al degrado. Questa è l'idea mia. Non ovviamente un'Italia che diventa tutto un parco, ma un'Italia che difende i parchi con leggi, chiamiamole speciali, ma che poi si dia una regola. Non si possono costruire, tanto per capirci, dei grattacieli di 20 piani ai margini del parco perché ci si fa un albergo, anche quando probabilmente non c'erano le condizioni per farlo costruire. Perché il parco che ha ai limiti l'albergo dei 20 piani invece di una cosa che si poteva fare in modo assolutamente diverso, significa distruggere l'idea stessa del parco. Questa è la mia opinione. Bisogna che noi ci rendiamo conto che siamo un tutt'uno. Che l'articolo 9, rivisto e rivisitato anche secondo le indicazioni di Sex, Ciampi perché disse che questo era un articolo straordinario, forse il più singolare, il più originale della nostra Costituzione? Perché introduceva un concetto che mai c'era stato, che non c'è nelle carte costituzionali. E noi abbiamo anche qualche ragione per inserirlo, perché abbiamo un patrimonio culturale, un patrimonio naturale, abbiamo delle bellezze, come dire. Questo concetto si scontra con competenze in conflitto, una legislazione farraginosa e contraddittoria, un'idea delle comunità locali, che è quella che sviluppo significa solo costruire. Siamo fuori, siamo fuori. Avete fatto l'esempio del terremoto con 40 comuni che si sono sfasciati. L'identità dei parchi abruzzesi, diciamo, abruzzese, laziale, molisano, è un'identità che prevede, non siamo negli Stati Uniti, non è l'orso Yogi, per capirci. Quindi preservare questa identità significa dare
però delle opportunità del lavoro a chi ci vive. E se ha perso la casa, forse qualche cosa bisogna fare perché possa continuarci a vivere. Ma è quello che sto dicendo. No, se invece costruisce, cioè, se invece con la scusa che c'è il terremoto, al posto del vecchio paese di 300 abitanti ci fai costruire un bel complesso turistico con il grattacielo in mezzo, forse non è quella la soluzione, porterà sviluppo tra virgolette, ma hai distrutto per il futuro l'identità e anche la possibilità che continui a essere invece una vera condizione di sviluppo il preservare quelle condizioni ambientali. Tenga presente che occasione di sviluppo può essere, questo è un annuncio, condizioni di sviluppo, questo per dire, cedo immediatamente la parola, condizioni di sviluppo ordinato con possibilità di crescita socio-economica è anche quello di articolare il parco sotto più segmenti di offerta. Noi ad esempio con il parco Silente Velino avremo nel parco, appena approvata la legge di riforma che è in commissione, anche Alba Fucens e le grotte di Stiffe all'interno del parco. Prima Alba Fucens era fuori dal parco Silente Velino. Questo per arricchire la tipologia di offerta. Questo è sviluppo, non è preclusione alla possibilità che si faccia una grande promozione rispetto al territorio in quanto tale. Accanto a questo, con i Porfers stiamo cercando di identificare dei progetti, perché anche il Parco Silente Velino è entrato nel master plan del Porfers, quindi la promozione turistica, stiamo pensando di arricchire l'offerta. È chiaro che l'albergo diffuso, recuperando le vecchie abitazioni distrutte dal terremoto in molti centri anche del Parco Silente Velino, possa essere un'occasione di questo bene, tipo. Bene, dobbiamo chiudere. Perché non vuole dire... No, non ha in proposito di fare retorica, è che penso che comunque stiamo assistendo un po' a un degrado culturale, questo si riflette sul paesaggio italiano e quindi se non c'è coscienza da parte di ognuno di noi, che sia che viviamo nei parchi sia che viviamo fuori, non si può vedere positivo, insomma. E quindi l'imbarbarimento della cultura, dell'identità anche, no? Però mi ricordo nei miei sopralluoghi, insomma, nelle attività che faccio nel parco, qualche volta, cioè molti sopralluoghi che faccio prevalentemente nelle zone agricole. È bello quando ogni tanto mi dicono arriva il parco, quindi c'è una sorta di timore, ecco il parco che pone vincoli, e che io la invito a non usare più questo termine vincoli, perché è un termine molto, molto negativo, che secondo me non è giusto, non, eh? Beh, conservazione, tutela, norme più che vincoli, no? Ecco. E allora i contadini, gli allevatori, noi abbiamo tante aziende che stanno nel parco a Pesco Costanzo, e dicono questa è la terra a me, cioè qui il parco... Ci faccio quello che voglio. È la terra a me, però è un senso molto positivo, questa è la terra a me, nel senso che io qui ci vivo e ho la mia attività perfettamente in sintonia con le finalità di un'area protetta. E sono loro, ecco, esempio positivo, custodi di un territorio naturale antropizzato, e lì non c'è angoscia territoriale, quindi ripeto, rischio di fare, questi sono degli esempi molto positivi, perché poi con il dialogo si ottengono degli ottimi risultati, e quindi molto positivi per la tutela del patrimonio ambientale e anche culturale. Il lavoro è lungo, questo lo sa il Parco d'Abruzzo, ovviamente lo sappiamo noi parchi più giovani, però i risultati si ottengono, quindi ripeto, richiamando sempre Settis, fare mente locale, cioè è nella coscienza di ognuno di noi, sia che viviamo in un'area protetta, dove seguire i modelli che non ci appartengono è come vestire un abito che non ci sta bene, insomma. Benissimo.
dobbiamo chiudere, siamo andati molto, ma se siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, questa è una discussione che ci appassiona tutti al di là della professione che fanno i quattro seduti qui. No, non possiamo far aprire il dibattito, mi dispiace. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti.